anche abbastanza deciso nei confronti di alcuni dei ragazzi in campo, magari per non so, qualche volta con chi nel lato, ma per dirne uno. Lo faccio... È solo per spronare? Ma sì, assolutamente sì. Io... Siamo tutti un gruppo e tutti abbiamo lo stesso obiettivo, tutti vogliamo cercare di fare il meglio possibile. Il ruolo dell'allenatore è cercare anche il modo magari per, giusto per spronare i propri giocatori e tutto qua. Magari ci stava un po' di nervosismo in più perché non riuscivamo a bloccare una partita che avevamo avuto la possibilità di farlo e in cui avevamo avuto la possibilità di farlo, e quindi magari ci può stare che il tono fosse un po' più alto del solito, ma assolutamente sono cose che faccio anche in altre partite quando la partita è in bilico. Magari oggi si sentiva di più perché c'era meno rumore. A me è sembrato che all'inizio la squadra fosse un po' più cioè proprio, poi dopo un po' si è sistemata, infatti a cavallo della mezz'ora sono arrivate tre o quattro occasioni in fila, ma il primo quarto d'ora sembravano proprio nervosi i giocatori, forse troppo carichi. Può darsi, io ho puntato molto su questa cosa di voler affrontare la partita nella maniera giusta, nel voler imporci, nel voler averla meglio in tutti i duelli, anche visto il loro modo di giocare, questo diventava fondamentale. E io ho visto una squadra che ha cercato di mettere grande intensità in tutto quello che ha fatto, probabilmente all'inizio abbiamo sbagliato un po' di più, quindi si appare un po' più nervosi magari, perché quando c'è l'errore si può ragionare così, però l'intensità era quella giusta, abbiamo addirittura rischiato di perdere questa partita qua, però vabbè, sarebbe stato direi parecchio, sì, almeno beffardo, anche perché insomma, il gol l'avevamo trovato, non ci è stato dato, però vabbè, pazienza. La sensazione della tribuna è che rispetto a giovedì ci fosse una squadra un po' meno organizzata di fronte, quindi c'è più rammarico secondo lei di non aver vinto oggi? C'è rammarico a prescindere, perché il nostro obiettivo oggi era assolutamente vincere, lo volevamo fortemente e quindi siamo molto dispiaciuti per non aver raggiunto quello che cercavamo. Non parlerei di disorganizzazione, anzi parlerei di modulo diverso. Comunque sapevo che anche se hanno cambiato qualcosa, sicuramente hanno avuto, mister Giorico ha messo una formazione più coperta del solito, perché di solito gioca 4-3-1-2, invece ha praticamente giocato 4-1-4-1 con una sola punta davanti che occupava tutti gli spazi, cercava di occupare tutti gli spazi, però le caratteristiche sono diverse. Comunque la Lucchese erano sempre 5 difensori puri dietro proprio al limite dell'area e 3 centrocampisti di copertura, quindi oggi la Zachena aveva un'organizzazione diversa, infatti gli spazi ce n'erano di più, purtroppo abbiamo avuto qualche occasione, un po' sono stati bravi loro, un po' abbiamo mancato noi, e questa è la storia della partita, è una partita che abbiamo condotto sempre dall'inizio alla fine, ma che alla fine poteva essere fatta, come hai detto tu prima. È quella di Marconi Cromoroso, che ha fatto uno stop bellissimo e poi ha fatto una preparazione meravigliosa, poi ha calciato, purtroppo ha preso la palla non come doveva prenderla, peccato perché ha fatto tutto bene, il gesto era stato assolutamente lodevole, peccato, non è stata l'unica comunque, perché il primo tempo era il tiro di Paolo, il tiro di Gianlu, ma comunque anche tante azioni che c'era la palla che rimaneva lì, siamo mancati un po' lì, però ormai il criminale non serve a niente, pensiamo a Viterbo e niente. Poi oggi all'inizio anche abbiamo cambiato qualcosa perché Blanchard non era disponibile, Giosa ha avuto un fastidio che quindi abbiamo valutato di non rischiare. Però mi ha fatto piacere vedere anche Fissore, che ha giocato con buona disinvoltura nel ruolo di centrale, per questa cosa sono contento. Le condizioni di Fissore? E Fissore è ritornato un fastidio, una distorsione che aveva subito qualche tempo fa, gli si è girato ancora un po', ha tenuto botta anche a fine primo tempo, era dolorante, ma è uno che non molla, ha deciso
deciso di continuare, poi però è cascato male di nuovo nel secondo tempo e non ce l'ha più fatta, quindi adesso la valuteremo, vedremo di che entità è questa distorsione. E questa mancanza di gol può diventare un peso? Siamo un quarto migliore attacco del girone. No, due partite di fila in casa senza segnare. No, per questo siamo infastiditi. Questo credo che si veda anche, ho tenuto la mia faccia, non sono contento come non lo sono i miei ragazzi. E c'era grande volontà, grande desiderio di vincere, di far gol e possibilmente farne più di uno, perché ne abbiamo la capacità e abbiamo dimostrato di farlo. Però credo che ci voglia sempre grande equilibrio. Noi abbiamo trovato la via del gol spesso, abbiamo fatto anche una rimonta nella classifica dei gol fatti notevole da quando sono arrivato, però ci sta che c'è il periodo che non ci va. Chiaramente non deve essere una cosa sulla quale accontentarsi, perché bisogna sempre trovare il modo per far sì che questo non accada o accada il meno possibile, però non è una squadra che ha il problema del gol questa. Invece, visto che hai fissato con questo dubbio, Blanchard e Giosa come sono considerabili per l'Iterbo, è ancora da valutare? O... No, Giosa ha avuto un fastidio, quindi era comunque diciamo a disposizione, ma non ho voluto rischiarlo assolutamente. E Leo continua a sentire dolore, quindi a oggi non è a disposizione, lo valuteremo. Ogni allenamento vedremo che passi avanti potrà fare. Alla rifinitura sentiva dolore, quindi era tra i convocati. Poi dopo, avendo dolore così, non era a caso, e quindi adesso valuteremo di momento in momento, sperando che possa fare dei passi in avanti e soprattutto che gli passi il dolore, quindi vedremo. Questa fetta Marconi Chinellato era prevista o è stata fatta semplicemente decisa all'intervallo? Ma no, ho letto così, Michele aveva comunque creato delle buone occasioni, si era creato delle buone occasioni, comunque sta giocando, è rientrato dall'infortunio, sta trovando diversi minuti. Poi a fine primo tempo ho letto così, ho pensato che questa sostituzione potesse darci qualcosa e quindi ho optato per questo, ma Michele sta bene, quindi non ci sono problemi. Una nota positiva comunque c'è in queste ultime due partite. Prima di queste ultime due partite l'Alessandria aveva una media di un gol al passivo a partita. Poi è arrivata anche ad averne 3 di media in attivo. Questa statistica è stata migliorata. Il fatto di non aver preso neppure un gol è una nota positiva. Volendo guardare anche... Sì, no, ma mi fa piacere. Ti ringrazio. Diciamo che il fatto di non prendere gol per una squadra che si vuole imporre è fondamentale. Guardiamo la storia degli ultimi campionati, su quello che sta facendo la Juve, questo sta a dimostrare quanto sia importante cercare di subire poco, però non ci basta. Diciamo che sono molto attento all'organizzazione difensiva, perché credo che sia la base per poter ottenere dei risultati, e quindi il fatto di non subire, anche oggi a parte l'occasione clamorosa del palo, poi non abbiamo subito un tiro in porta. Però l'Alessandria e noi per primi vogliamo di più, vogliamo cercare di vincerle tutte, però nel calcio ci sono gli avversari, ci sono i momenti, e ritengo che con grandissimo equilibrio dobbiamo essere un po' arrabbiati nel modo giusto per non aver ottenuto la vittoria, ma con grande equilibrio continuare a essere soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, e preparando le prossime partite, soprattutto la finale, che ha un peso specifico diverso dalle altre. Perfetto, grazie.